mentre i playoff NBA entrano nella fase più calda. Vediamo com'è andata la stagione delle 8 squadre che si sono fermate al primo turno. Questa è la terza parte delle pagelle NBA 2022-23. Atlanta Hawks, voto 5,5. La regular season di Atlanta è stata mediocre, sicuramente al di sotto delle aspettative, gonfiate in off-season dall'arrivo di DeJounte Murray. L'intesa fra il nuovo innesto e Trae Young è stata tutto sommato positiva, considerando il fisiologico rodaggio iniziale, ma non ha comunque elevato gli Hawks ai piani alti della Eastern Conference. Colpa anche di una fase difensiva inadeguata per chi vuole competere, e di gerarchie non ancora definite a dovere, con troppi pezzi da incastrare. Ecco dunque John Collins impiegato in ruoli sempre diversi, mentre il suo nome circolava insistentemente in ogni possibile ipotesi di mercato. I giovani Onyeka Okongwu, AJ Griffin e Sadiq Bey, arrivato a stagione in corso da Detroit, che hanno cercato di rubare minuti a DeAndre Hunter e Clint Capela, forse anch'essi sul piede di partenza. L'avvio zoppicante della squadra è costato la panchina a Nate McMillan, rimpiazzato da Quinn Snyder dopo l'All-Star Weekend, ma la musica non è cambiata più di tanto. Gli Hawks hanno strappato in extremis l'ottavo posto, e con l'avvento della postseason è arrivata finalmente la svolta. Atlanta ha demolito Miami nella sfida che assegnava la testa di serie numero 7, poi ha dato un gran filo da torcere ai favoritissimi Celtics al primo turno, guidata da un Trae Young stellare. Archiviato questo 2022-23, comunque, restano molti dubbi su un gruppo che non sembra aver ancora espresso appieno il suo potenziale. Brooklyn Nets, voto 6,5. Guardando solo il roster con cui i Nets hanno iniziato la stagione, senza contestualizzare, il 2022-23 di Brooklyn sarebbe un totale fallimento. Quando hai tra le tue fila Kevin Durant, Kyrie Irving, il rientrante Ben Simmons e un contorno di ottimi comprimari, devi per forza puntare al titolo, senza accampare scuse. Gli ultimi 12 mesi, perfetto coronamento di un ambizioso progetto quadriennale, sono stati però un incredibile saliscendi per la franchigia di Joe Tsai. In estate, Durant ha chiesto di essere ceduto, ma le trattative con i possibili acquirenti si erano arenate per mancanza di contropartite adeguate. Irving ha tentennato a lungo, prima di esercitare la player option sull'ultimo anno di contratto. Le due stelle, insieme a coaching staff e dirigenza, hanno deciso infine di far fronte comune per tentare un nuovo assalto al titolo NBA. Ha preso così il via un'annata che potrebbe racchiudere almeno tre stagioni diverse. Un avvio disastroso è costato la panchina a Steve Nash, ormai rigettato dal gruppo, rimpiazzato dall'assistente Jacques Vaughn. Quindi ecco la risalita, con una serie di 12 vittorie consecutive che tra dicembre e gennaio ha fatto drizzare le antenne agli aspiranti contender. Poi i nuovi malumori di Kyrie Irving, legati alle trattative per un'estensione contrattuale, hanno fatto saltare definitivamente il banco. A febbraio la funambolica guardia è stata ceduta ai Dallas Mavericks. Nel giro di pochi giorni ha salutato la compagnia anche Kevin Durant, esasperato dai continui stravolgimenti di un gruppo incapace di trovare stabilità. Il passaggio di KD ai Phoenix Suns ha segnato la fine dei sogni di gloria dei Nets e ha inaugurato una nuova era a Brooklyn. Gli ultimi scampoli di regular season e la serie playoff persa contro i Sixers hanno mostrato un gruppo intrigante e versatile, pieno di asset spendibili sul mercato, ad eccezione di Ben Simmons, apparso come il fantasma di se stesso nell'ultima stagione, e guidato da un sorprendente Mikal Bridges, che da quando ha indossato una nuova maglia ha inanellato prestazioni da All-Star. Non male come punto di partenza, per una franchigia che sembrava da tempo sull'orlo del collasso. Cleveland Cavaliers, voto 6,5. Il mezzo voto in più è per un'ottima regular season, che ha riportato i Cavs ai playoff per la prima volta dall'addio di LeBron James. L'uomo copertina di questo ritorno è certamente Donovan Mitchell, che al primo anno con la nuova maglia si è subito imposto come leader tecnico e carismatico. Nel fantastico 2022-23 di Spider c'è anche la memorabile performance da 71 punti con cui ha guidato Cleveland a un'incredibile rimonta contro i Chicago Bulls. Accanto a Mitchell ha brillato Darius Garland, che dopo il salto di qualità mostrato l'anno scorso si è confermato ad altissimi livelli. Ci si aspettava forse una crescita più rapida da parte di Evan Mobley, che comunque sta emergendo di prepotenza fra i migliori difensori della Lega, e con Jared Allen ha reso inespugnabile la retroguardia dei Cavs. Coach JB Bickerstaff non ha mai risolto il problema del quinto titolare, alternando in campo Caris LeVert, Isaac Okoro, Chedi Osman, Dean Wade e Lamar Stevens. Dopo aver ottenuto il quarto miglior piazzamento a Est, Cleveland si è infranta sul muro degli arrembanti New York Knicks, che al primo turno playoff si sono dimostrati più esperti, più cattivi e più determinati. La direzione intrapresa dalla franchigia sembra comunque buona, e l'auspicabile crescita dei giovani leader potrebbe presto riportare le ambizioni da titolo in Ohio. Los Angeles Clippers, voto 5. La stagione appena terminata riassume perfettamente l'intero ciclo avviato nell'estate del 2019, con gli arrivi di Kawhi Leonard e Paul George. I Clippers partono tra i favoriti per il titolo, forti di un roster profondo, collaudato e ben organizzato. Durante l'anno mostrano sprazzi di dominio, facendo preoccupare gli avversari. Le loro stelle però non ci sono quasi mai, soprattutto nei momenti che contano, per cui alla fine vincono gli altri. Il 2022-23 ha riproposto fedelmente il copione. Gli uomini di coach Tyronn Lue hanno gravitato stabilmente in orbita playoff, piazzando di tanto in tanto qualche repentina accelerazione, ma spesso hanno dovuto fare a meno di Leonard e George. Kawhi, che aveva saltato l'intera stagione precedente per un infortunio al ginocchio destro, ha giocato due scampoli di partita a ottobre, salvo poi sparire dalla circolazione per un mese e fermarsi di tanto in tanto per gestire al meglio le energie. Alla fine si è visto in campo in appena 52 occasioni. Sono state invece 56 le presenze di PG-13, messo KO a fine marzo da una distorsione al ginocchio destro. Senza George, i Clippers si affidavano a Leonard per affrontare i lanciatissimi Phoenix Suns, ma dopo due grandi prestazioni, il numero 2 è tornato ai box, stavolta per la lesione di un menisco.
Per arginare Devin Booker, Kevin Durant e compagni non poteva bastare un gruppo tenace e combattivo, guidato dal neo acquisto Russell Westbrook. Anche quest'anno, come ogni anno, i sogni di gloria possono attendere. Memphis Grizzlies, voto 6,5. Essere eliminati dalla testa di serie numero 7 pesa sicuramente, ma i giovani Grizzlies hanno trovato conferme importanti nella stagione 2022-23. Per quel che riguarda strettamente il campo, Ja Morant si è consacrato fra le superstar NBA e contro i Lakers ha disputato una serie di altissimo livello nonostante un infortunio alla mano destra. Partito ai box per un'operazione al piede, Jaren Jackson Jr. è poi esploso, guadagnandosi la prima convocazione all'All-Star Game e il premio dei Defensive Player of the Year. Desmond Bane ha iniziato la regular season con prestazioni da All-Star, salvo poi fermarsi a sua volta per un infortunio all'alluce destro. Malgrado i problemi fisici, che nel finale di stagione hanno tolto di mezzo anche i due centri, Steven Adams e Brandon Clark, Memphis è rimasta saldamente ai piani alti della Western Conference, chiudendo con il miglior record casalingo dell'intera NBA e consolidando la sua fama di squadra rocciosa e cattiva, forse anche troppo cattiva. L'attitudine da bad boys wannabe degli uomini di coach Taylor Jenkins, portata avanti soprattutto da Dillon Brooks con le sue giocate sporche e le sue dichiarazioni sfacciate, e da Ja Morant con le ben note vicissitudini extra parquet, è diventata presto una distrazione non necessaria, che a lungo andare ha contribuito a destabilizzare il gruppo. Un gruppo che riparte comunque da molte certezze, prima fra tutte quella di avere ancora enormi margini di crescita. Milwaukee Bucks, voto 5. È difficile dare un voto più basso, Milwaukee ha dominato la regular season. C'è riuscito grazie al solito Giannis Antetokounmpo, il giocatore più dominante della Lega sulle due metà campo, ma anche grazie all'impatto dalla panchina di Bobby Portis e a una difesa di ferro, guidata da un Jrue Holiday versione All-Star e da uno strepitoso Brook Lopez. C'è riuscita nonostante le condizioni precarie di Chris Middleton, che rientrava da un infortunio al ginocchio. Allo stesso tempo è impossibile dare un voto più alto. I Bucks si presentavano ai playoff da favoriti, ma sono stati fatti fuori al primo turno dalla testa di serie numero 8. Al di là delle apprezzabili parole di Antetokounmpo, sicuramente un fallimento in termini sportivi. La sfida contro Miami è stata certamente condizionata dall'infortunio di Giannis, che gli è costato quasi 3 partite, ma è con lui in campo che Milwaukee ha subito le peggiori sconfitte. Le ultime due gare della serie sono state controllate in lungo e in largo dalla squadra di Mike Budenholzer, capace però di concedere due incredibili rimonte a Jimmy Butler e compagni. Il licenziamento di coach Bud, la free agency di Lopez e la player option di Middleton aprono un'estate di dubbi e di rimpianti, accompagnata dalla crescente consapevolezza che questo nucleo non potrà certo ringiovanire. Minnesota Timberwolves, voto 6. L'eliminazione al primo turno subita per mano dei Nuggets non rappresenta certo un passo avanti rispetto al 2021-22, ma in fin dei conti non è stata una stagione da buttare per i T-Wolves, soprattutto considerando che il presunto uomo franchigia, Karl Anthony Towns, ha perso 4 mesi per un brutto infortunio al polpaccio. Il 2022-23 ha visto l'esplosione di Anthony Edwards, che ha guidato la squadra per tutta la stagione, ha esordito all'All-Star Game ed è salito ulteriormente di livello ai playoff. Al suo fianco sono cresciuti a vista d'occhio Jaden McDaniels, che però ha deciso di complicare la vita a tutti, fratturandosi una mano dopo aver colpito una parete, e Naz Reid, anche lui assente per infortunio ai playoff. Kyle Anderson e Mike Conley, arrivato in corso d'opera dagli Utah Jazz, hanno portato robuste dosi di leadership ed esperienza. Rudy Gobert sarà stato pure strapagato, ma non si può dire che abbia danneggiato la squadra, anche perché non ha avuto il tempo materiale per prendere le misure a Towns. Per giudicare a dovere la coesistenza fra i due lunghi, così come per valutare Minnesota, servirà almeno un altro anno. Allora sì che i tanti dubbi che aleggiano sulla squadra di Chris Finch saranno giustificati. Sacramento Kings, voto 7,5. Mezzo voto in meno per aver gettato al vento una ghiotta opportunità nella serie contro Golden State, ma i Kings restano indubbiamente fra le più grandi sorprese della stagione NBA 2022-23. Il proverbiale digiuno playoff, iniziato nel lontano 2006, è stato interrotto in grande stile. Sacramento ha volato da ottobre ad aprile, mettendo in campo il migliore attacco della Lega e guardando dall'alto in basso la bagarre per qualificarsi alla postseason. I volti principali di questa grande cavalcata sono tre. Mike Brown, eletto Coach of the Year dopo 6 stagioni passate come assistente agli Warriors, De'Aaron Fox, che ha vissuto un'annata da superstar dopo che molti avevano perso le speranze, e Domantas Sabonis, che ha zittito chi criticava lo scambio con Tyrese Haliburton disputando la migliore stagione in carriera. Ma un contributo decisivo è arrivato anche dal rookie Keegan Murray, protagonista di una gara 7 giocata da veterano al cospetto di Steph Curry, dai nuovi innesti Malik Monk e Kevin Huerter, dalla garanzia Harrison Barnes, dal roccioso Davion Mitchell e dai tanti giocatori di rotazione che si sono fatti trovare pronti quando chiamati in causa. Ai playoff è pesato soprattutto il divario di esperienza fra Kings e Warriors, ma Sacramento, dopo tanti anni bui, è tornato finalmente a splendere il sole. Questa era la terza parte delle pagelle NBA 2022-23. Nei commenti fateci sapere le vostre impressioni e i vostri voti. Con un invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.